Rondinè la conosciamo, è un'esperienza che vive da 25 anni e al cuore di tutto ci sta la World House, cioè le coppie di giovani nemici che vengono da luoghi di guerra e che convivono per 2 anni in un percorso di formazione molto intenso, perché devono svelenire il cuore e la mente dall'idea del nemico e incontrare l'altra persona per quello che è, con le sue differenze, ma anche con la comune umanità, che spesso è fatta dal dolore e che insieme devono imparare ad accogliere e a trasformare. Da questa storia nasce Utopic Fest, che non è una festa artificiale, ma è il luogo, il piccolo borgo che vive 365 giorni all'anno di questa dinamica e che però per 4 giorni si veste a festa, cioè si apre a chiunque vuole conoscere, a vecchi amici, nuovi amici, curiosi e persone che non si rassegnano che la parola guerra sia l'ultima parola. La parola pace è una parola che si carica di retorica o si svuota perché si usa, però qui a Rondine è forte, densa come parola, perché ci sono questi giovani coraggiosi che cambiano mentalità e non si cambiano la vita. E quindi dimostrano a tutti che se fanno loro questo passo coraggioso, anche noi possiamo fare qualcosa. E quindi ci insegnano che il passo possibile verso la pace lo possiamo compiere tutti. E allora questo è il motivo della festa, perché come faremo a fare la festa sapendo che c'è la guerra in tante parti del mondo, che si muore, che si soffre per la fame, per i disastri ambientali? Si fa festa perché ci sono persone che non si arrendono alla violenza e alla guerra e trasformano tutto in nuovo impegno civile. It's a great privilege to be here. Rondine means a lot in today's world. Rondine means la città della pace. That means a place where the main objective to discuss, to prepare, to engage, to commit to peace. And peace, unfortunately, today is not a very fashionable word. We are much better accustomed to listen to the drums of wars. We are much better familiarized with terms like security and security concern, but not everybody talk about peace. And Rondine, for many years, has been a full engagement to demonstrate that you can prepare future generation, educating them by this main objective: to make peace, to sustain peace, to believe in peace, to share peace, to really have the capacity to transmit this peaceful message. And Rondini just has been walking around this morning. It's impressive for what have been done during the last decades. And I think that's encouraged the UN, United Nations Alliance of Civilization, and the UN system as a whole to work together. So that is the reason I'm here, because we signed an MOU. We signed a memorandum of understanding between the two organizations, because both organizations, United Nations Alliance on Civilization and Rondine, share the same values, the same appetite, the same commitment to bring peace to the main objective of international relations. And I think the work that you have been doing during the last year demonstrates that there is an alternative, that there is another way to really conduct, education and program and how you address the youth. And I hope that during these 2 days, I will have time and the occasion to reinforce our cooperation, our collaboration between the UN and Rondine. Sono molto onorato di essere qui a Rondine. Ho avuto l'opportunità nella mattinata di conoscere questo posto, una vera città della pace. Lavorare sulla pace è sempre più difficile, è un tema di cui si parla molto, ma difficilmente si riesce ad approcciarlo con gli strumenti giusti. Il lavoro che fa Rondine con i giovani è per noi di estrema importanza. Quest'anno abbiamo firmato un Memorandum of Understanding, un protocollo d'intesa tra l'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite e Rondine, che mira proprio a potenziare questi strumenti. E fin dal primo momento ho capito l'importanza del lavoro che Rondine ha svolto negli anni, che è veramente impressionante da molti punti di vista, ovviamente in positivo, visto l'attuale contesto internazionale. E credo che sia importante lavorare
con rondine, con questo tipo di strumenti, sia per l'alleanza per le civiltà delle Nazioni Unite, sia per l'intero sistema delle Nazioni Unite, e in questo senso davvero ringrazio per l'invito e sono molto onorato di essere qui con voi.